Fa molto freddo e io mi sono alzato 5 secondi fa, quindi mi dovrò bere un cappuccino, perché altrimenti la mia giornata non può assolutamente iniziare. Oggi siamo tornati con un nuovo episodio di Pokémon Spada. Lasciatemi un like e un commento nei commenti, fatemi sapere, fa freddo da voi? Riuscite a vivere senza il cappuccino? Come cazzo fate a non bevere il caffè? Fatto di nuovo l'errore di non leggere i commenti! Perdonatemi, però io non ho veramente tempo! Non faccio in tempo, non so che dire! Ho visto che qualcuno mi ha dato dei soldi! Mi ha dato Riccardo Capotosto, mi ha dato 2,49€. Samuele Maglietta, 2€. Nico Panos, 2,49€. Daniele, 5€. Scusate, non riesco a leggere i commenti ultimamente, perché è un periodo in cui non è che sto facendo mille cose, perché in realtà non sto facendo nulla, sono solo disorganizzato. In descrizione ovviamente vi lascio il link del video che è uscito sul mio primo canale, andatelo a vedere se non lo fate, siete dei bastardi. Vi ricordo che sabato e domenica prossimi sarò al Games Week di pomeriggio. Sabato ci sarò dalle 4 alle 6 e mezzo più o meno, e domenica dalle 2 e mezzo alle 4 e mezzo più o meno, ma vi aggiornerò meglio. Quindi sabato e domenica sto alla Games Week, mi raccomando venite. Lunedì uscirà un video sul primo canale, segnatevi il giorno. Renato, eravamo arrivati a Dopo De Più, è vero, dovevamo andare a Dopo De Più e scoprire chissà cosa. Non mi dica che questa cosa qui te porta a Miniera 3. Ah no, a Piccadilly. Bosco Brillabirinto. Dopo De Più è una città secondo me particolare. Eravamo arrivati qui dopo una lunga esplorazione del percorso 6. Facciamoci un piccolo giro. Ah già, che era la Napoli di Galar. Roba dei mercati, Pokémon che cercano di rapire bambini. Ci sono dei Diglett. Ma questa è una gang di Diglett. Non si può salire sui tetti. Queste piattaforme mi stanno facendo capire che io posso saltare? No, però sicuramente lo posso fare al contrario. Esploriamo un attimo Dopo De Più, che mi sembra una città abbastanza... Oh no, signore, che fa? Si vuole buttare di sotto? Metal coperta se gode. Eccola, la metal coperta. Fa freddo. E tu per caso hai un Maractus? No, frega un cazzo. Fammi prendere l'MT-59. Oh, veleno shock però, frate. Fermi tutti. Dovrei dare un'occhiata ai... Ma quanto è scuro? Dovrei dare un'occhiata alle MT. Ma non adesso, non ce ne frega niente ora. Allora, Dopo De Più, sono fissati un po' coi Diglett o coi Ductrio, perché ne ho visti un po' in giro. Poi c'è la statua dei Diglett. C'è un po' di roba che potrebbe essere strana. Ovviamente io esploro sempre. Facciamo vedere anche un po' di esplorazioni. Signora, signora, che cazzo fa, signora? Il segreto per cucinare bene è l'intensità della sborra. Gira la zuppa, girala. La giro per non bruciarla, però senza versare. Ah, una canzone? Speriamo che ti prendano a Sanremo e subito dopo un attentatore faccia saltare l'Ariston. Parlo un attimo con... Ah, vedi, op, quanto sta incaciarato! Non vede l'ora di affrontare questa nuova palestra. E è minuscola sta città. Parlo un po' con tutti, ma non mi diranno niente. Qua dietro si può andare, sì? Repellente? Nero pietra? Parliamo con tutti, dai. Non mi hanno detto letteralmente un cazzo di niente. Andiamo da Hop, che non vede l'ora di ciucciarci le pallone. Renato, re del Mediterraneo. Sto ancora pensando a quella troia là, a quella storia. Scusa, ho genuinamente letto troia al posto di storia. Che se perdo metto imbarazzo mio fratello. No, raga, questo l'hanno deviato mentalmente. Ormai non esce più dal loop. Deve andare dallo psicologo, Hop. Non so cosa fare, sono confuso. Vai dallo psicologo, fidati, ti può aiutare, è l'unica persona. L'unica cosa che so è che devo diventare più forte ad ogni costo. E per farlo devo provarle tutte. Aiutami e mettimi alla pro. Allora, la vediamo la lotta. Semplicemente perché nello scorso episodio non abbiamo fatto tante lotte, anzi forse nessuna. Mazza, frate, che brutto! Vai, tufello! Vai, mio pro de Pokémon! Unico obiettivo, sborrare! Non mi so curare di Pokémon. Un artigliolo. Ah, già che il nostro comunque è lentissimo, quindi... Guarda, tufello è ultra lento. Frate, ma quanto sei un tancone! Un artigliolo... Sub. Oh no, sparisce sott'acqua. E allora è il momento di curarsi. Acqua fresca, lo manca Smegma, è completamente distrutto. Perché non mi sono curato i Pokémon? Vabbè, utilizza Sub. Ah, ma è super efficace. Un altro imbartigli casca. Ma ha riusato Sub. Ma che fa? Perché ha un Pikachu in bocca? Bro, perché ha un Pikachu in bocca? Ah, ricordate, super pozza. Bro, ma ha stupito. Perché aveva un Pikachu in bocca? Ma che fa? Sperando che non utilizzi Sub all'infinito. Ma non ce l'aveva prima o sbaglio? No, frate, non può. C'ha solo Sub. Guarda Brunello, ha rotto i coglioni. Vai Brunello, sei il mio mito. Guarda che bello, cazzo. Lui è il classico Pokémon che se vedi in giro e non gli dai e non lo saluti te mena. Scintilla, a meno che non faccia Sub di nuovo. Ok. Frate, ma non si capisce. Frate, ma ha tirato Pikachu.
Frate, mi ha attirato Pikachu. È strano. Sale Tufello, sale Smegma. Tocca togliere minatore, eh. Oh, Tufello vorrebbe imparare schianto. Cazzo ce fai con schianto? Ma leva trucco difesa che mi sembra abbastanza inutile. Tufello, dobbiamo capirlo, perché ha un po' di mosse un po' sdrogo. Cioè, potrebbe imparare tante mosse carine, secondo me. Oh, Silicobra, ma lui cambia team ogni volta? Silicobra cosa sarà? Terra, immagino. Fai elettrococcola così lo paralizzi. E tanto la paralisi non effetto. Ha solo Pokémon che spariscono sott'acqua e sotto. Cambia Pokémon, briga. Ma esiste tipo levitazione, quella roba lì? Cioè, se mi fa fossa su un uccello è efficace? Madonna, che pensiero! Che giocatore! Ma ancora stiamo qua a pensare che esiste un allenatore di Pokémon più forte del Dredone? Senza senso, frate. Porti colpo. Ce ne frega un cazzo. Ma ce levano tutti un botto. Rifagli e spennata. Senza problemi. Vabbè, velocizziamo un attimo. Sguardo feroce. Come? Se gode. Scusate, sono velocizzato, ma è durata un po'. Perché l'ha curato. Sono che sale di livello. È un ultimo Pokémon. Toxel. Ah ah ah. Il nano in pannolino, coglione. Vedi, Tufello dovrebbe imparare delle mosse terra per andare contro gli elettro. Vabbè, comunque nel dubbio tu manna minatore. Che comunque, a parte Toxel, non dovrebbe essere questo grosso problema. Ragazzi, io penso che la mia unica droga, e dico la unica, è il caffè. Non riesco a vivere senza il caffè. E ogni volta penso, ma com'è possibile che il corpo umano ha bisogno di caffè? Non si è evoluto con la consapevolezza dell'esistenza del caffè? Perché ne ha bisogno? Ah, che buono il caffè. Levate, nano. Ce n'è un altro? Speriamo di no, frate. Hai rotto il cazzo. Non so più cosa fare per vincere, ma un modo o nell'altro ce la faremo. Ce la faremo! Rabbio. Erconiglio. Allora, Erconiglio. Erconiglio Fuego. Forza antica, super efficace, lo mandi a casa. Coro, forza, Ruma. Comunque, sta Pokémon è proprio brutto, sì. Mi ricorda Bugs Bunny in Space Jam. Ah, ecco che vi volevo dire. Mi fate un pronostico di Mike Tyson contro Jake Paul? Io ve lo dico. Mike Tyson non lo vedo bene. Potrà essere una cosa folle da dire, ma secondo me non dovemmo sottovalutare il fatto che c'ha 60 anni, frate. Non è un super uomo. Se gode rabbia vai a morire. Non è un... C'ha comunque 60 anni. Cioè, la, secondo me è la stessa questione del calciatore vecchio. Cioè, puoi essere Maradona, però se vai contro Mbappé a 20 anni non puoi reggerlo. Poi ovvio che davanti c'è Jake Paul. Non sto dicendo che Mike Tyson è più scarso di Jake Paul, però a parte che sarà sicuramente rigged come la morte questa lotta. Ma fatemi sapere la vostra. Op, apri l'occhio, che mica ti ho sborrato l'idea. Dentro. Mi hai sborrato nell'occhio. Scusa. Merda, sì, questo qua ogni sconfitta che prende diventa più depresso. Io ammiro mio fratello perché è un allenatore fenomenale. Non voglio fargli fare brutta figura per colpa della mia debolezza. Allora ritirati. Continuerò a mettermi alla prova, dai. Va bene, vattene, op. Probabilmente adesso arriverà una fica che ci parlerà. Il gioco è così. Dovrebbe pensare a lottare per se stesso e per i propri Pokémon come ogni sfida palestra. Diglielo un po'. Lui è un po'. Mi dà delle vibes da Malgioglio. Eccoti un pensierino per avermi dato dimostrazione delle tue capacità. Che me dai? Card della Lega de Fabbia. Oh, lo stadio di dopo de più ti attende. Buona fortuna e goditi la sfida delle palestre. Sì, ma tutte ste scale, frate, ma non ce la fai, fermo. Vediamo un po' la card che ci ha dato Fabbia. Mazza, che fica. No, lo sapete già che sta per succedere. Ma chissà come si chiama in inglese. Si chiama Bea, frate. Team spoilerato, Machamp nazista, Sirfetch, Pangoro Hitmontop, va bene. Secondo me è un cosplay riuscito alla perfezione. Innanzitutto andiamoci a curare Pokémon. Nel mentre che ci andiamo a curare Pokémon, capiamo che immagino. A parte che cazzo dico, l'ho visto. Viste la squadra che c'ha? Fammela studiare un attimo. No, è lotta lei, non è. Ah, è lotta. Merda, c'ha Machamp Gigamax. Ce la potrebbe svoltare Tufello. Il problema è che non c'ha mosse. Non c'ha mosse roccia. Pensiamola. Smart. Questa ma fa una ranked. L'ultima lotta, capito? L'ultima partita dei Totti. È l'addio al calcio, Deminatore. Anche perché lui volerà. Mi sa che poi alla fine mi sa che ho deciso di tenermi il puzza. Beh, ti dico senza paura. Andiamo in palestra. Vediamo che accade. Vediamo che succede. Tutte queste scale disintegrate. A parte qua si può... Qua dove si va? Piccadilly. Ah, a destra si va a Piccadilly, che ovviamente sarà il percorso nuovo. E a sinistra ho fatto un affarone. Che te sei comprato? A marijuana? Frate, mi devi parlare. Parlami. Non posso. Ah, è lui che ti vende la droga. Voglio proprio far vedere al mio Diglett il murale di Dopo De Più. Vabbè. Visita l'opera d'arte che ha reso celebre Dopo De Più, un tuffo nella storia di Galar. Ah, da qua andiamo dai Dugtrio. Queste sono le scale che ti portano a Dug. Ah, no. No, che cos'è? Il famoso murale di Dopo De Più. Pare che sia un'opera d'arte con un profondo significato. No, è tipo Bansky, frate. Poi si chiama Bansky, ma Banksy. Fine? Cioè, questo è quello che c'è qui? Ci sarà un segreto, sarà un evocatore di Pokémon astrali, una roba del genere. Allora, Dopo De Più, la palestra, siamo arrivati. Per sconfiggerla. Salve, sono qui per sconfiggere anche questa palestra, sì. Mettiti la divisa, Renato. Fagli vedere come cazzo sei bello. Vai, numero 10. Un capitano, c'è solo un capitano. Un capitano, c'è solo 32 anni. Oh no!
La palestra di marijuana! No, che è un flipper, frate. Oh no, cos'è quella cosa? Devo guidare. Benvenuta alla palestra de Dopo de Più. Lascia che ti spieghi in cosa consiste la missione. Devi salire su quella tazza e raggiungere il traguardo evitando gli ostacoli. Se vuoi far andare la tazza verso destra, ruota lo stick in senso orario. No, vabbè, fammi fare i tentativi e vediamo. Ruota lo stick a ruota libera. Ma quale stick? Il sinistro? Ah! Sì, frate, ma che stai a dire? A me, ma tanto non posso morire. Cioè, non posso fallire, no? Devo solo roteare. Madonna, come mi sono fermato, no? Penso che fosse scriptato. Capito? Ma se non posso perdere, ma che sfida è? Se comincia Arnaldo, lo Spavaldo. Senza senso. Sono tutti lotta, immagino, no? Stufulla. Allora, comincia a ciucciarci le ca... Che cazzo di tipo è questo, mo? Ah, normale lotta, lui. Normale lotta, manna briga. A parte... Scusa, io posso usare briga? Briga evita l'attacco, un fenomeno! Spennata super efficace, mandala al creatore. Ah, aspetta, prima di andare avanti poi voglio usare un paio di caramelle rare. Che possono essere utili. Nemico, usa forza! Dovrebbe essere un problema, invece sì, ci toglie tutto quello che abbiamo. La casa, la macchina, l'amore della nostra famiglia. E dal cazzo. Ma prima che ho letto allora, scusa, sono talmente ritardato. Dai, sì, piatemi per culo nei commenti, dai. Come nello scorso episodio che ho detto che mi sono spoilerato l'evoluzione del linone, in realtà era linone stesso, sì. Ho letto offensivo, non difensivo, quindi stavo per giocare. Lascia stare. Cambio piano, si fa tutto con briga. Ma non... ma niente, siamo morti con briga. Sto cazzo. Senti, manna smegma e mandalo al creatore. Mi sto a confondere, state zitti. Sto cazzo leva vorticolpo. Acquapattalo. Porco due. Ma io non c'ho manco le cure. Brunello, mi fido. Scintillalo e mandalo a casa, ti prego. Dai. Storzo di merda. Che cazzo ridi, imbecille. Fammi cura a tutti, va. Come se non fosse successo nulla. Ah no, quelli mi prendono a cazzottoni. No, ho sbagliato, palesemente. Ah, non posso tornare su, quindi lo fanno più a cazzotti? Frate, però devi entrare, mi stai dando veramente fastidio. Oddio mio, impazzisco, frate. Te prego. Ah, de qua, piame a cazzotti. De qua, piame a cazzotti. Ok, vai a sinistra sicuramente. Bravissimo, un fenomeno. Ok, si gode. Dai, su. Quanti ne hai? Non l'ho visto. Surface Thurser. Mi sono scordato di usare le caramelle rare. Il nemico si è protetto. Non ci interessa. Ne velocizziamo. Ah, lo rifà. Certo, lo fa all'infinito. Fin quando non si installa al me. Ah, lo può fare all'infinito. Ho capito. Lo vuoi rifare? Certo. Che senso ha, frate? Mi spieghi che... Frate, io te voglio bene, ma non lo puoi usare ogni cazzo di round. Briga, devi fare tutto te, come avevamo detto precedentemente. Allora, prossimo. Come ce ne sarà un altro? Oh no, dove devo andare adesso? Qua sicuramente. Orco dia. Ah no, no, come faccio? Ah, devo tornare indietro, perché questo è troppo piccolo, a meno che... ci arriva, fidati di me. No, non ci può arrivare. Devi tornare indietro, ho capito. Devi fare questa cosa, purtroppo. Ti fai da un cazzottone, sbumf, e vai là. Che cazzo di fenomeno, frate. Madonna, come cazzo guido? Ma chi sono? Hamilton. Oh, oh, oh. No. Ma che cazzo era? Si gode? Ah, già il capo palestra. Ah no, l'ultimo. Dai, via dai coglioni. Velocizza questo bastardo. Spennata. Certo che non shotti un cazzo di nessuno, frate. Vendetta, tolto tutta la vita che avevamo. Questa la velocizziamo perché poi ci gustiamo per bene. La lotta col capo palestra. Si gode, levate. Tutti che salgono di livello mostruosi. Ok, Raymond, ma sono tutti uguali. Senti, curamose. Siamo pronti alla scalata verso il capo palestra. La quarta medaglia ci attende. Renato, re del Mediterraneo. Pronto a umiliare anche questa puttana. Lo stadio è denso di gente, fratello. Lo stadio non vede l'ora. Deve vedere Renato, re del Mediterraneo, contro una fica. Applauso agli sviluppatori che hanno deciso non solo di farla figa, ma di metterla anche a piedi nudi. Mio nome è Fabia. Saprete resistere a ogni tipo di attacco con spirito imperturbabile? Boh, ma che cazzo ordi? Allora, ricordiamo che c'ha Mega Machamp, Giga Machamp, Dyna Machamp. Oddio! Ma facci vedere i piedi, oh. Dai, te prego, fallo. Hitmontop. Non ho usato le caramelle. Allora, briga. Guarda come cazzo si muove, oh! È tutto sotto MD. 8 spennate dovrebbero bastare. Merda, al 34 è altissimo di livello. No, vendetta, c'hanno tutti vendetta, frate. C'hanno tutti vendetta. Beccalo. Dobbiamo risparmiare un po' di mosse. Tanto al massimo spero di avere delle vite. Ma non gli elevo un cazzo, frate. Contrattacco, sono morti.
Oh no, da ma... Tocca mannare puzza, tocca giocare l'intelligenza, tocca usare... Vai Mushu, a saperlo lo chiamavo Mushu. Lui ricordatemelo, me lo cambio il soprannome. Dove si può cambiare il soprannome su sto videogame? Lo chiamiamo Mushu, pagli rotafuoco. Dai che sei pure più veloce. Ma va, Hitmontop va a tempo con la musica. Vendetta, io guarda che... Cioè è tutto non molto efficace, però Vendetta mi leva 5000. Rotafuoco ancora. E il primo è andato a casa. Ma sarà dura. Ma Giga Machamp, ma come lo tiri giù, frate? Ma come cazzo lo tiri giù, Giga Machamp? Brunello al 35, quanto cazzo sale adesso, Brunello? Fuori di melone. Pangoro! Ma se io preferissi il panghettone... Io ti dico che mi sa che rivitalizzo l'uccello. Lo rivitalizziamo, lo giochiamo così. Riga torna in forza. Cuor di leone, che fa? Vabbè, aumenta. Fin quando non mi colpisce va bene. No, è finita. È letteralmente finita, frate. Gli faccio un attacco, gli faccio ruota fuoco. Però ha aumentato tutto ciò che ha, quindi... Notte sfese, sì, ciao, frate. Non lo tiri mai più giù questo coso. Una cosa che puoi fare è mandare Brunello la giochi di intelligenza. Lo paralizzi, frate. A meno che lui non ti sciotta, ma non dovrebbe. Lo paralizzi, è l'unica cosa che puoi fare. Sperando che la paralisi funzioni. Si continua a baffare. Speriamo non lo faccia all'infinito, perché sennò sarebbe un bel problema. Fagli scintilla. Fagli un po' di danno, gli devi fare, frate. Bravo, bravo. È paralizzato. Madonna, quanto sei intelligente, Renato. Quanto cazzo sei intelligente, Renato mio. Quanto cazzo sei fuori di te. Sei superiore, sei una mente avanzata. Dovrebbero darti il premio Nobel per la... Boh, tutto. La Chanart 2, Sirfetch. Fai la stessa cosa. Elettrococcola, così lo paralizzi. No, no, di nuovo. Lo farà all'infinito. Non smetterà mai di farlo, ok? Ha smesso. Paralizza tutti. Paralizzato. La paralisi non funziona, ma ha tolto tutto. Io continuo ad attaccare. Intanto il problema sarà Machamp nazista. Che fagli danno, frate? Non te deve interessare, Brunea. Vendetta, io non sopporto questa mossa, ragazzi. Cioè è una mossa che non ha senso. Non lo curo. Non lo curo. Sperando che adesso lui sia paralizzato. No, non è lui, non può essere paralizzato, certo, vero? Mi dimenticavo che non può subire paralisi. Va bene, Brunello, è da del tuo. L'importante è che hai fatto fuori Pangoro. Allora, te dico. Allora, considerando il fatto che Erpuzzo è morto, io Briga non mo giocherei. Anzi, manderei Smegma nel meme. Senti a me. Senti a me. Merda, io non c'ho più cure, frate, me le devo comprare. C'ho solo radice energia e iperpozioni. Sono troppe. Ah no, polvere energia, 60 PS. Ma me le devo comprare. Beh, dagli la Briga. Sperando che la paralisi funzioni ogni tanto. No. Vabbè, però usa individua, va bene. Acquapattalo. Per me lo tiri giù, eh. Senza problematiche. Allora, adesso entra Machamp nazista. Machamp nazista è un problema. Le dico subito il perché. Perché lui se dynamaxizza ci farà un danno clamoroso. Noi resisteremo. La situazione si fa critica. Lui si trasforma. Ma non ce ne frega un cazzo, fratello. Gli fai acquapatto, che tanto lui adesso si trasforma. Gli fa bruciare un paio di turni. Top sarebbe stato invece Brunello per la paralisi. Ma un Pokémon dynamaxizzato si può paralizzare? Quanto cazzo fa paura questo mostro? No, sì, ma è... Che cazzo è? The Undertaker. Pensa che cazzone enorme che... Ma è Danny Lazzarin questa cosa. Mazza quanto gli ha levato, fratello. Ottimo. Dai in attacco. Ma che poi le mosse Dynamax sa sempre le stesse. Oh no. Apri un cra... Siamo morti. Dobbiamo fargli sprecare tutti i round Dynamax, frate. Mandi prima Tufello, poi Minatore e poi mandi Briga e lo Dynamaxizzi e lo mandi a casa. Non dovrebbe curarla lei. Tufè, lo so, ti ho mannato al macello, che devo fare? Minato, devi resistere, è l'ultimo, eh. La disciplina del karate del gigapugno intuito del mio Pokémon ti metteranno non si sa dove. Gigapugno intuito. Sì, vabbè, frate. Chill, uomo. Ed è qui che tu dici, stai nella merda, Dreddo? Tu non hai capito. È tutto calcolato. Perché adesso Briga e dici non c'ha speranze. Sto cazzo. Lui torna normale. Torna nanico. Ed è proprio qui che noi colpiamo. Lotta. Dynamaxizza. Dynajet. E vediamo come resisti ora, troia. Dovrebbe shottarlo. Se non lo shotta è una ladrata. Una ladrata. Bua merda. Se mi ammazza rosico, eh. Non può uccidermi. Utilizza una mossa che non ho letto. Perché ha delle nuvole in testa? Non lo sapremo mai, eh. Fai Dynajet di nuovo. Lo mandiamo a casa. No. Follia. Quanto cazzo mi ha tolto. Follia. Una palestra, lo diciamo, umiliata, giocata benissimo. Briga si ciuccia tutta l'esperienza. Che fenomeno. E la quarta medaglia è nella tasca di Renato, re del Mediterraneo. Mi hai sconfitto col tuo uccello. Grazie per questo incontro, grazie a te. La medaglia lotta è vostra, finalmente. Quanto è alta? Ah no, siamo noi che siamo nanici. Ennesimo pezzo del medaglione. Perché se regge il gomito? È un fenomeno. Viso truce. Vendetta. Vera, non finirò nella fottuta galera. Allora, divisa lotta. E se gode. Oh, Yamper. Oh no, Yamper. Questo significa che c'è una figa accanto a Yamper. Eccola, finalmente Sonia. La vaga impressione che il mio Yamper abbia un debole per te. E invece tu come sei messa? Ti stavo cercando, dimmi tutto. Hai presente le rovine de dopo de più? Sì, si dice che rappresentino in qualche modo l'eroe de Galar. Sei dotato
di un intuito eccezionale, perciò volevo chiederti un parere. Va bene, kaboom. Oh no, un attentato, fratello. Sono arrivati i terroristi anche qua. Sembrava provenire dalle rovine. Andiamo a vedere. Andiamo, Sonia. Le rovine di dopo. Ah no, il... Ma stai qua? Sai che sta succedendo lassù? E che cazzo ne so? Andiamo a vedere, no? Oh, Bit, che cazzo fai? Butta giù tutto, troveremo quelle desio stelle. Ma Bit è un villain, frate. Raja Nainggolan, senza senso. Ma lui invecchia ogni puntata? Il presidente sarà alquanto felice quando vedrà tutte le desio stelle che gli porterò. Ma non è che il presidente, niente niente, è una persona, è un villain? O per Raja Nainggolan, se davvero sei il Pokémon del presidente Rose, dovresti sentirti onorato di cercare desio stelle. Vuole buttare giù l'opera di Bansky? Di nuovo tu, non mi dici che vai fa botte perché ti dico di no. So cosa hai in mente. Vuoi trovare tantissime desio stelle per ringraziarti il presidente? Nessuno si frapporrà fra me e i miei. Frate, però te posso dire che io non me so curati Pokémon. Ah no, so curati. Vabbè, raga, questa ve la skippo, sinceramente. È stato semplice. Perché ti intrometti, bro? Vuoi distruggere la regione? Sono stato scelto dal presidente in persona per battere il campione. Faccio parte dell'elite destinata a farsi carico del futuro di Galar. Frate, tu devi abbassare la cresta. Oh no, le guardie! Perché sono tutti così induciti su questo gioco? Mi chiedevo a cosa ti servisse il Coppe Raja che hai preso in prestito dal presidente. Ma vedi, lui è un terrorista. Deturpare così barbaramente un monumento prezioso è inaccettabile. Diglielo un po'. È vero che sono stato io a salvarti dalla tua solitaria infanzia. Anzi, l'ha adottato. Vedevo del talento. Mi ricordavi me da piccolo. Per questo ho deciso di darti un'opportunità e ti ho mandato alla scuola per allenatori. E invece guarda cosa hai cresciuto. Un coglione. Mi hai deluso. Non sei degno di partecipare alla sfida delle palestre. E qua diventa l'iper villain del gioco. Torna a Knuckleburg. Ricordo che è stato lei a scegliermi. Qua diventa il mega nemico. Devo prendere in consegna tutte le desio stelle che hai raccolto. Non gliele dà, non gliele dà. L'hanno portato via con la forza. L'hanno l'hanno letteralmente messo in un campo di concentramento. E se ne va dopo aver distrutto un allenatore. Una volta ho visto una sfida di Bit in TV. Durante la lotta hanno accennato al fatto che non ha una famiglia. Ah, coglione! Il presidente lo ha preso sotto la sua ala protettrice ed è per questo che Bit lotta anima e corpo per lui. Sì, au, bella inquadratura, bravi, bravo, bravi tutti, bravi. Chissà se è ancora possibile salvare le rovine, speriamo. Oddio. Il mistero si infittisce. No, chi è? La seconda statua. Il cane del bosco, eh. Oddio, capisce qualcosa? Ah, è il... Ah, sì, cos'è? Ah, sono i leggendari che avevano spada e scudo che hanno salvato il mondo e la regione di Galar. Leggendario del bosco in realtà è un eroe. L'incidente ha riportato alla luce le rovine. Più che gli eroi saltano gli occhi quelle due figure in primo piano che hanno tutta l'aria di essere dei Pokémon. Sembra che questi due Pokémon stiano usando una spada e uno scudo. Erano loro a salvare la regione. Sono quelli degli Arazzi. Gli eroi della leggenda erano due. Perché la statua del Beauty Win ne raffigura uno? Boh, vai a capire. Il mistero è infittito. Queste rovine sono più antiche delle statue degli Arazzi. Di certo sono più fedeli alla verità. Ciò significa che la spada era un Pokémon. Era giunta alla stessa conclusione. Con il passare dei secoli, per qualche motivo, i due Pokémon sono stati assimilati alla spada e allo scudo che usarono. Due giovani eroi con due Pokémon al loro fianco come una spada e uno scudo. Perché celare la verità dietro a un murale? Vai a capire. Ti meriti un regalino per questa enorme scoperta. Noi abbiamo riscritto la storia di Galar e lei ci darà una bacca. Prossima tappa, Piccadilly. Due revitalizzanti per aver riscritto la storia della regione. Avanti alla spada, allo scudo, agli eroi e ai Pokémon. Io vi ringrazio se sei arrivato fin qui. Commenta scrivendo Coppe Raja Nainggolan. Noi ci sentiamo domani con un video di COD probabilmente. E prossimamente o dopodomani o lunedì con un video di Pokémon. Grazie mille a tutti. Forza Renato. Viva il re del Mediterraneo. Ciao.